Che cosa ha a che fare Giacomo Quarenghi con l'Accademia di Belle Arti di Venezia? È una storia abbastanza curiosa. Nel 1822 e poi soprattutto nel 1824, due delle figure più importanti dell'Accademia veneziana di allora, Leopoldo Cicognara, che era il presidente dell'Accademia, e il segretario perpetuo per oltre 40 anni, Antonio Diedo. Queste due figure importantissime dell'Accademia riformata nel 1807 hanno voluto fortemente, a scopo didattico, una serie di disegni appunto di Giacomo Quarenghi, che allora era considerato il più grande, e forse lo è tuttora, il più grande architetto della fine del Settecento e degli inizi dell'Ottocento. Non c'era altro modo per vedere i disegni di Quarenghi se non andare a vedere direttamente in Russia gli edifici realizzati o in fase di costruzione. Giacomo Quarenghi morirà in Russia, dove aveva svolto tutta la sua grande carriera, fulminante carriera, nel 1817. E appunto quest'anno, 2017, è il bicentenario della morte. La storia è un po' curiosa perché nel 1882, quando ci fu la separazione decisa dal governo italiano tra le gallerie dell'Accademia e l'Accademia come istituzione didattica, divisione che assegnò alle prime, cioè alle gallerie, la funzione museale e quindi il compito di custodire e conservare il patrimonio artistico e dei beni. In quell'occasione, dunque, tutti i disegni di Quarenghi furono consegnati alle gallerie. Ma insomma, la storia è veramente curiosa e io penso che questi disegni di Quarenghi in qualche maniera volessero rimanere dentro l'Accademia, perché qualche anno fa, in occasione anche della preparazione, insomma, di questa mostra, di questo bicentenario, sono saltati fuori 20 disegni di Quarenghi, nascosti evidentemente, rimasti nascosti evidentemente in qualche cassetto. La mostra non espone soltanto 20 disegni di Quarenghi, fra l'altro due di questi disegni non vengono mostrati perché sono stati prestati alle gallerie per la mostra che le gallerie realizzeranno sempre su Quarenghi. Sono stati prestati perché completano una serie di disegni che loro hanno. Allo stesso modo le gallerie ci hanno prestato gentilmente due disegni che completano una serie che riguarda l'arco trionfale eretto in occasione della entrata dello zar Alessandro I a Pietroburgo. Accanto ai disegni di Quarenghi verranno esposti in varie teche anche i disegni degli allievi che facevano parte dei concorsi d'architettura, delle prove dei concorsi d'architettura per assegnare i premi, e poi anche i disegni d'architettura dei maestri. In conclusione, potremmo affermare che Giacomo Quarenghi è stato uno dei tanti cervelli in fuga che hanno lasciato l'Italia. È sperabile appunto che i Giacomo Quarenghi che verranno, non più dall'Accademia, perché l'Accademia non forma più gli architetti, ma insomma gli artisti che usciranno dall'Accademia, non siano costretti a emigrare all'estero, ma possano rimanere in Italia a svolgere la loro opera.